Nel fine settimana dei tanti pareggi, anche le formazioni abruzzesi del girone F di Serie D non fanno eccezione, perché sabato la Vastesa ha impattato 0-0 con Rieti, stesso punteggio della gara di andata, un unico sussulto quasi che avrebbe potuto cambiare i destini dell'incontro, il lob di Martiniello finito contro la traversa. Ma questo è un campionato che, al netto dei tanti, tantissimi rinvii ancora da giocare, non conosce sosta, e mercoledì si torna in campo per il turno infrasettimanale con gli aragonesi che saranno impegnati non al Fadini ma al Castrum di Giulianova contro i giallorossi di Bitetto, unica formazione ad uscire sconfitta da questo turno di campionato. I giugliesi passano in vantaggio con Cesario appena tornato alla corte della società del presidente Bartolini. La rete del centravanti però è un'illusione, perché i molisani impattano dopo 11 giri di lancette con Salatino e nella ripresa sorpassano con lob di Mele che coglie Amadio impreparato e sorpreso e arrotondano con Minchillo a un quarto d'ora dal triplice fischio. Beh, che si fa? Si deve fare, chiaramente non ci si può allenare più di tanto, bisognerà di volta in volta preparare la partita successiva, sia in base a quelli che sono gli avversari, e i prossimi sono anche avversari abbastanza temibili, vabbè che sono quasi tutte le squadre, le vediamo sempre dal basso, per cui sono sempre squadre importanti rispetto a noi, stando alla classifica, però dobbiamo continuare sempre non a sperare, a cercare veramente di essere sempre più convinti di poter raggiungere la salvezza. Noi ci proveremo con tutte le nostre forze, non ci arrenderemo mai. Io torno a Giulianova dopo un po' di anni, sono stato 3 anni benissimo, lì sono andati a scuola i miei figli, ho ancora 4-5 amici di altissimo livello e dopo 20 anni ci sentiamo ancora, ma non dimentico perché abbiamo fatto anche dei risultati. Impatta il Castelnuovo avanti 2 volte col Fiuggi, ma puntualmente ripreso dall'11 di Beppe Incocciati. Loviso è l'uomo in più dei neroverdi e con la doppietta il centrocampista sale in doppia cifra, ma Gaetani e il rigore di Proia permettono ai laziali di strappare un pareggio, con Castelnuovo che recrimina per un fallo di mano in area di Moriconi che Campagni di Firenze non giudica fallo. Per la squadra di Guido Di Fabio però sarà un mercoledì di riposo, visto che lo scontro del Mariani Pavone di Pineto è stato rinviato per le positività in casa biancazzurra. Indubbiamente è stata una bella partita, mi sono divertito anch'io, perché il Fiuggi è una buona squadra, lo sapevamo, è una squadra che prova sempre a giocare a calcio da dietro, e questo naturalmente permette, no, in caso di qualche errore di passaggio, delle ripartenze importanti. Forse l'unica pecca è stata questa da parte nostra, che tutte le occasioni che abbiamo avuto per ripartire, per andare a fargli male, magari siamo stati poco lucidi nell'ultimo passaggio, poco lucidi nella conclusione, però abbiamo avuto le nostre occasioni per vincere la partita, sono stati bravi loro a crederci fino alla fine, un risultato anche giusto, però niente, quello che rimane è un'altra grande e bella prestazione della mia squadra. Ed è proprio il Pineto la formazione che fa più fatica a giocare in questo momento. Prima il rinvio per neve della sfida di Campobasso, ora le positività che impediscono l'esordio di Marco Pomante sulla panchina pinetese e che potrebbe non esserci neppure domenica contro il Vasto Girardi. Stavo pensando anche a quello, è normale che ci aspettiamo che tutti i ragazzi tornano negativi e se ne passa un mese. E quindi andremo a saltare dalle 4 alle 5 partite, oltre a quelle che dovremmo rifare. Sai, ripartire il campionato con 9 partite su groppone da recuperare non è facile. Come hai detto tu, poi arrivi a un certo punto che dovresti giocare domenica, mercoledì. È vero che io c'ho una rosa ampia, però sai, a livello mentale, a livello fisico, logora, diciamo, lavori in un modo la settimana scorsa, poi questa settimana ci sono state 7 positività, sai, ti stravolge un po' la situazione. Sai, noi in questi 7 positivi ci abbiamo 5 under, dobbiamo essere bravi anche poi a far quadrare bene, tra virgolette, la situazione. Non è facile, però ti dico che sono tranquillo. Chi torna a giocare invece è il Notaresco, che ha saltato la gara di ieri e affronterà al Gudini proprio il Rieti. L'11 di Epifani arriva più fresco all'appuntamento e ha a disposizione la chance di continuare la rincorsa al primato. Ma Stefano Campolo, pur non trovando molti sbocchi davanti, ha blindato la difesa e si annuncia una sfida tutta da seguire. Il Notaresco squadra forte, ma noi siamo abituati a giocare contro tutte le squadre, perché questo è un campionato in cui è complicato ogni gara. Guardate cosa ha fatto il Tolentino contro il Campobasso, per cui di volta in volta andiamo avanti con il lavoro quotidiano, con la volontà di volerci migliorare, ma con tanta, tanta umiltà.